Nuovi lavoratori per nuovi lavori è stato il titolo che il rettore dell'Università Statale di Bari Aldo Moro, Antonio Ricchio, e io abbiamo pensato insieme per questa giornata che si sta dipanando qui all'Ateneo, tra una parte conclusasi poco fa di relazioni e una tavola rotonda con due testimonianze imprenditoriali nel pomeriggio, perché la domanda soprattutto per il Sud, noi abbiamo voluto focalizzarci naturalmente sul Sud ma che vale per tutta Italia, è come stringere questo gap che c'è tra le competenze dei giovani e la domanda del mercato del lavoro. Almeno 80.000 posti oggi sono disponibili in Italia e non incontrano un'offerta di competenze idonee a essere impiegate in queste collocazioni professionali in un paese che ha ancora dei numeri brutti sull'occupazione. Abbiamo sentito testimonianze importanti, innanzitutto quella dell'Ateneo, poi come ospiti esterni il vicepresidente del CNEL, nonché presidente di Confindustria Digitale Elio Catania, il presidente di AssoSom imprenditori Open Job Metis, agenzia per il lavoro Rosario Lasizza. Questo pomeriggio tra gli altri ospiti da tavola rotonda, qui finisce la presentazione, Gianmarco Montanari, che è direttore generale dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ovvero una delle poche eccellenze scientifiche internazionalmente riconosciute che siano nate in questo paese negli ultimi 20 anni sicuramente, e Maurizio Santacroce, che oggi è amministratore delegato di 24 ore Business School, ovvero la società che forse con maggiore incisività e visibilità al di fuori del mondo tipicamente accademico eroga formazione manageriale a livello master verticalmente dedicata al mondo del lavoro. Quindi una scuola, una fabbrica di urgenze sostanzialmente anche. Allora, Rettore, una sintesi di quello che abbiamo ascoltato. C'è un enorme bisogno di affrettare, diciamo così, la preparazione, no? Preparare gli effettivi per mandarli poi a lavorare. Sì, grazie innanzitutto per essere qui nella nostra università e avere discusso nel corso della mattina, e proseguiremo nel pomeriggio sui temi del lavoro del futuro, ma vorremmo dire anche dell'immediato presente. E l'analisi che è stata presentata ha particolare rilevanza, perché ci aiuta a comprendere quali siano le difficoltà nel mettere insieme domanda e offerta di lavoro. La maggior parte dei giovani, questo è stato anche evidenziato nello studio di RSM, cerca lavoro in modo casuale, navigando attraverso la rete oppure cercando le relazioni, talvolta lecite, talvolta illecite. I canali istituzionali invece vengono in qualche modo tralasciati o addirittura assumono anche un peso minimale, dal 10 al 5%. Anche l'università, come agenzia formativa, si è sempre occupata poco del placement. Il nostro Ateneo è invece fortemente impegnato, ha dato vita a un'agenzia per il placement, a una piattaforma che mette insieme domanda e offerta, e poi attraverso un osservatorio analizza domande e poi offerte del mercato del lavoro, e soprattutto anche cerca di studiare questo mondo giovanile, così eterogeneo, però anche così ricco di energie e di competenze. Attraverso queste analisi abbiamo anche orientato i nostri percorsi di studio, sia attraverso i percorsi di laurea triennale e magistrale, e poi anche sviluppato un'attività formativa post laurea anche di tipo professionalizzante, quindi fortemente aperta anche ai contributi delle imprese. Abbiamo così istituito corsi di laurea che ritenevamo anche poter essere anche attrattivi, dal corso di data science al corso di cyber security, a corsi che si occupano dei diritti dell'interculturalità e dell'inclusione, a percorsi di master sull'aerospazio, anche nella Puglia hanno un particolare rilevanza, sul turismo, e quindi abbiamo voluto anche sviluppare un'attività concreta che credo stia dando i frutti attesi, anche migliorando, diciamo, le performance del nostro Ateneo, apprezzate recentemente anche dall'ANVUR, e poi anche favorito l'inserimento nel mondo del lavoro di molti nostri laureati. Alcune aziende hanno addirittura posizionato anche alcune strutture produttive nel nostro paese, penso al settore farmacochimico che ha visto anche grandi player internazionali intervenire in Italia e poi anche nella nostra regione, provenendo dall'estero come Merck, Sanofi, e poi anche aziende locali svilupparsi e crescere, penso a PharmaLabor, il cui case history sarà tra poco presentato. Ecco, Maurizio Santacroce, la domanda di formazione
diciamo così, strumentalmente impiegabile, subito, pronto all'uso. Sì. Come la monitorate voi da nord? Perché poi a Milano la vostra istituzione è gettonata da tutta Italia. Certo, ma credo che un aspetto fondamentale è quello che hai appena citato, cioè non è importante guardare solo il nord, ma guardare il paese nel suo insieme. E uno dei primi aspetti che noi guardiamo sono proprio le università, perché poi questo è un paese che ha bisogno sicuramente di rinnovare le sue competenze, e devo dire ci sono alcune università, peraltro quella, adesso c'è qui il rettore, quella di Bari ha fatto dei passi avanti sicuramente straordinari negli ultimi anni, cosa che noi riscontriamo. Puoi parlare liberamente, perché tu sei laureato a Bari, ma la laurea non è revocabile. Assolutamente, quindi, diciamo. No, ma l'avevo verificato prima. No, però è davvero importante, perché non tutte le università hanno lo stesso modello formativo, quindi ci sono università che producono, come dire, delle lauree che però rischiano di essere poco coerenti con il mondo del lavoro, e ci sono invece le istituzioni che sono molto attente alle esigenze delle aziende, come diceva prima il rettore, e che invece sono fondamentali. E poi uno dei problemi del paese è proprio questo scollamento tra esigenze dell'azienda e modelli formativi. Noi in qualche maniera contribuiamo a colmare questo gap, ma la verità è che questo è un gap veramente tanto grande su cui c'è bisogno di intervenire, e per intervenire ci sono tanti modelli. Sicuramente noi monitoriamo le esigenze delle aziende e cerchiamo di formare rispetto a quello, ma è chiaro che andando a lavorare su un tessuto che è già coerente con le necessità delle aziende, il nostro diventa un lavoro di rifinitura, di contribuire magari a matchare questo percorso. E quindi noi vediamo molto bene la possibilità, infatti, di collaborare con le università più attente al mondo del lavoro, perché si creano delle opportunità importanti per il paese. Quindi questa è un po' la direzione, e su questo percorso di base noi cerchiamo sempre più di dialogare con le aziende per capire quali sono le esigenze sia dell'oggi ma soprattutto del domani, perché uno degli aspetti che secondo me era interessante chiacchierata per il primo lettore è proprio quello della continua ricerca di quelli che sono i temi non tanto necessari oggi ma necessari domani. E l'altro pezzo che noi facciamo è cerchiamo di l'università in qualche maniera arriva fino a una certa età delle persone, no? Poi 21, 22, 25, però la verità è che le carriere durano ormai 40 anni dopo, certo, l'università, e quindi quello che noi cerchiamo di fare è partire da questo momento in cui le persone sono formate a livello universitario, ma poi seguirle nel loro percorso, certo, di carriera, perché spesso le competenze hanno bisogno di essere aggiornate. Grazie. Gianmarco Montanari, l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova è stato descritto in mille modi. La metafora che ho visto qualche volta ricorrere è quella di un'astronave di competenze che ha deciso di atterrare lì, ma insomma, per la serie bontà sua poteva atterrare in Islanda, poteva atterrare sulle piramidi Maya. Sta di fatto che è qui e che filtra competenze da tutto il mondo, perché credo che adesso qualche numero ce lo darà. Che Italia vediamo dall'osservatorio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, perché poi dopo essere atterrata l'astronave ha scelto di mettere l'etichetta italiana? Ma allora, grazie alla domanda. Io devo dire che vediamo un'Italia molto competitiva, perché considerate che l'Istituto di Tecnologia oggi abbiamo circa 1750 colleghi, di questi un terzo sono stranieri, un terzo sono italiani e un terzo sono italiani di rientro. E tra l'altro, infatti, avrei voluto fare la domanda stamattina, abbiamo avuto degli importanti, devo dire, tra l'altro ringrazio perché è stata oggi una giornata molto ricca di interventi estremamente qualificati. Una delle domande che mi porrei è: perché diciamo che abbiamo 80.000 richieste riqualificate nuovamente nell'ambito STEM, e poi abbiamo nostri laureati molto qualificati delle nostre università in queste categorie, diciamo che sono quelle più gettonate, che poi vanno all'estero? Io credo che l'università italiana e Bari, io non ho conflitti di interesse, quindi posso dirlo, devo dire che Bari è un'università estremamente competitiva da questo punto di vista, lo vedo anche con colleghi che sono presso di noi, ma lo dimostra il rettore precedenza quando ha detto di lauree che sono introdotte in questi anni e che hanno quei titoli fantasmagorici che sono quelle che poi richieste dalle aziende. Allora, è vero che non creiamo abbastanza laureati in queste categorie, però qualcuno si dovrebbe poi chiedere perché una volta usciti dall'università molti di questi, visto che ci sarebbe tutta questa richiesta, alla fine finiscono all'estero. L'Istituto Italiano di Tecnologia da questo punto di vista è un attrattore, detto che noi non facciamo differenziazione di derivazione geografica, perché le nostre cose sono tutte internazionali, quindi sono aperte a tutti senza diversità anagrafica.
però la storia ci dice appunto che un terzo su 1650 sono italiani di rientro, quindi italiani che senza l'offerta di istituzione della tecnologia oggi sarebbero nei migliori centri tecnologici in giro per il mondo. Quindi credo che è vero che da un certo punto di vista l'università, le aziende si lamentano dell'offerta universitaria o di una non adeguatamente quantitativamente risposta universitaria, però poi ci dobbiamo chiedere perché. Certo. Ci sono dei nostri giovani che vanno all'estero con quel training scientifico che poi è un depauperamento, anche perché sappiamo cosa vuol dire formare in termini anche non banalmente economici. Pensiamo, certo. Oggi parlavamo anche di medicina, stamattina, no? Con tutto che abbiamo un numero chiuso, poi adesso mancano i medici per quota 100. Io devo dire che vedo ragazzi che tutti i giorni, laureati dopo, no, 12 anni di studi, con tutto quello che significa per le famiglie, per i ragazzi, certo. E anche per il paese, formarli, che poi vanno in Olanda, in Germania, in Svizzera. Quindi questo penso che sia un argomento importante. L'Istituto della Tecnologia nel nostro piccolo, ripeto, 30% del negozio va in controtendenza. Chiudo dicendo che la presenza del Business School secondo me è molto significativa, perché quello che vediamo quando il World Economic Forum dice oggi il 65% dei nostri ragazzi che fanno le scuole, quindi non ancora universitarie, faranno dei mestieri nel futuro che ancora non ci sono. Questo è sicuramente vero, ma è anche vero che i laureati che escono oggi si troveranno fra 10-15 anni a dover fare dei mestieri che oggi non ci sono, esattamente come i ragazzi, i miei figli elementari e le medie, che hanno questo problema qua. Quindi credo che su questo l'università in parte, ma soprattutto le strutture come la Business School, aiuteranno queste persone, perché l'upskill durante il periodo lavorativo è fondamentale, perché fino a oggi, voglio dire, se pensate, o meglio, fino a ieri, no, le ere tecnologiche dimostrano, no? Si completavano due più cicli di vita e la tecnologia era sempre la stessa, i lavori erano sempre gli stessi. Oggi all'interno di un ciclo lavorativo, speriamo poi tra l'altro con vita, aspettative di vita che si allungano, dovremo affrontare lavori diversi, ma non solo lavori diversi, ma lavori che richiedono delle capacità che sono completamente diverse e che oggi manco pensiamo. Quindi su questo sia l'università, ma poi magari soprattutto strutture che sono focalizzate sulla formazione post-universitaria sono fondamentali, perché nessuno di noi potrà nei prossimi 30 anni fare lo stesso mestiere, ma soprattutto anche cambiando mestieri che richiedono delle competenze significativamente, certo, diverse. Allora diciamo che alla prossima tavola rotonda che sta per cominciare, se non altro un po' di apertura di speranza, potremo presentarla. Sicuramente sì. Grazie mille, grazie mille, e a tra poco con i lavori. Grazie.